Benvenuti a tutti, Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, molto facile da realizzare. Inseriremo in QGIS un nuovo layer che proviene da un file delimitato da virgole, quindi un file testuale. Noi sappiamo che in QGIS possono essere inserite delle entità che provengono sia da degli shapefile.shp, ad esempio come quelli forniti dall'Istat, sia dai file raster, che sono delle immagini, delle mappe di bit, oppure da file separati da virgole. Troverete nel canale tutte le guide per fare, diciamo, queste tre operazioni di base. Noi prenderemo come file separato da virgole una tabella che viene fornita dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia degli ultimi terremoti. Allora, noi per avere come un primo riferimento, apriamo in QGIS un progetto vuoto, andiamo nel menu, per esempio, delle tile, e giusto per avere un riferimento, doppio clicchiamo OpenStreetMap. Così abbiamo già una mappa. Vedete, un layer è stato praticamente inserito da quello che è un web service, cioè un servizio fornito dal web. Cioè, questo tipo di informazioni, noi lo vediamo se zoomiamo, provengono da internet. Quindi, per fare questo tipo di attività, per aggiungere delle entità layer da web services, ovviamente il computer deve essere collegato ad internet. Che cosa facciamo? Noi abbiamo bisogno di una mappa, per esempio, delle zolle tettoniche, per vedere come si collocano i terremoti italiani al di sopra di queste zolle tettoniche. Allora, aggiungiamo il Quick Map Services, facciamo gestisce ed installa plugin, cioè un web service che noi non abbiamo. Infatti andiamo nella scheda non installati, scriviamo Quick Map, è sufficiente iniziare, e vedete che c'è questo plugin. Lo evidenziamo, installa plugin, attendiamo un attimo. Anche questo tipo di entità vengono scaricate e renderizzate al volo da internet, quindi bisogna essere assolutamente collegate ad internet. Plugin installato con successo, possiamo fare chiudi. Adesso questi plugin che installiamo da questo menu qua, dove li ritroviamo? In questo caso, vedete, troviamo web, cioè questo ci fa capire che queste informazioni vengono direttamente da internet. Quick Map Services, ci sono tantissime mappe in altre guide all'interno del nostro canale. Abbiamo utilizzato per esempio Google Road, Google Satellite ed eccetera. In questo, invece, in questa guida, noi utilizzeremo quello che è il corrispondente dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia statunitense, che è lo USGS, cioè Tectonic Plates. Lo clicchiamo, vedete che ci rimane sotto. Quindi, che cosa facciamo? Prendiamo, noi abbiamo adesso un progetto con due layer, tutti e due provenienti da web services. Lo prendiamo, lo clicchiamo, manteniamo premuto e lo mettiamo sopra. Ed ecco che vengono, come vedete, le linee delle tectoniche. Adesso noi capiamo perché il nostro paese è così colpito da sisma. C'è questa proprio microfaglia che proviene dalla spinta di quella africana con quella eurasiatica, che vedete occupa tutto il nostro paese. Vedete che fa questa curva e va verso il Nord Africa, e poi addirittura in maniera molto interessante vedete che c'è quest'altra microfaglia che proprio passa per la Grecia e per Creta. Non so se avete notato che in questo ultimo periodo una serie di sciami sismici che praticamente ha colpito il sud Italia, poi è stato seguito da terremoti più forti proprio in Albania e a Creta in Grecia. Adesso noi dobbiamo prendere un file testuale e collocare i puntolini dei terremoti nella nostra penisola georeferenziata per vedere se c'è una corrispondenza. Ed ecco che abbiamo, diciamo, il nostro reservoir di dati che diventerà un file separato da virgole che costituirà un nuovo layer vettoriale all'interno di QGIS. Se notiamo, in questo sito web molto conveniente c'è la combo box, cioè questa casellina di discesa, esporta lista, e noi scegliamo proprio text. Vedete, da qui si capisce che il sistema è tutto in inglese, perché vedete è tutto in inglese. Testo, che cos'è il testo? È il famoso file separato da virgola. Vedete, questo è quello che vi ritrovate se l'aprite con il Notepad, per esempio. Questa procedura funziona sia in Windows sia in Linux, nel Mac, sono degli standard di base. Noi che facciamo? Semplicemente clicchiamo, manteniamo premuto, vedete, selezioniamo tutto, poi facciamo tasto destro, copia. Andiamo nel nostro foglio di calcolo. Nel nostro caso, il nostro canale si occupa quasi esclusivamente di tecnologie open source, quindi è LibreOffice Calc. La stessa cosa funziona assolutamente con Excel. È sufficiente cliccare nel tastone incolla, che in Excel si trova praticamente nella stessa parte. In LibreOffice Calc è nella barra degli strumenti inizio. Clicchiamo e diciamo testo non formattato affinché non ci siano delle formattazioni strane che possano provenire dal web. Vedete, si apre questo pannellino. Noi abbiamo messo già il pipe, cioè quel tasto che sta praticamente nella tastiera maiuscolo e barra inversa
a fianco all'uno, perché il separatore è questo, perché se per esempio si sbaglia e noi mettiamo le virgole, succedono dei pasticci, non viene correttamente. Invece se mettiamo questo, vedete che se mettiamo il pipe che sta a fianco all'uno, maiuscolo il tasto a fianco all'uno, vedete tutti i campi vengono separati. Allora, a questo punto noi che cosa facciamo? Utilizziamo degli strumenti di questo pannello. Questo campo non ci serve, lo clicchiamo, facciamo CTRL sulla tastiera. Questo campo non ci serve, latitudine, longitudine e profondità ci serve, l'autore non ci serve. Questi qui sono vuoti, li clicchiamo e non ci servono. Andiamo a destra, poi vediamo, questo qui non ci serve, questo non ci serve. Prendiamo nella casella di discesa e diciamo nascondi. Vi ricordate il problema del fatto che il separatore dei decimali è il punto? Allora noi selezioniamo qui il campo latitudine, il campo longitudine, il campo anche profondità, perché questo significa 499 metri, 1, poi ci muoviamo e selezioniamo anche il campo magnitudine e diciamo guarda che l'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia sta purtroppo utilizzando un sistema anglosassone. E lo segnaliamo inglese US, che cosa significa? Che adesso nel nostro foglio di calcolo verrà riportato nel locale italiano corretto. Il locale italiano corretto qual è? Vediamo la separazione dei decimali e la virgola. Adesso dobbiamo stare un pochino attenti. Qui c'è un piccolo cortocircuito che crea molti problemi. Quando si crea il file separato da virgole, noi non dobbiamo separare i campi con la virgola, perché purtroppo in italiano la virgola è il separatore dei decimali. Quindi dobbiamo usare un altro delimitatore. Noi utilizzeremo il tab, i tabulatori, ma vedrete che lo capirà da solo. Allora, noi abbiamo fatto un filtro e abbiamo messo solo ciò che ci interessa. Latitudine e longitudine, vedrete che QGIS lo capisce da solo, la profondità perché potremmo fare delle query, magari in SQL, e potremmo fare delle interrogazioni e dire mi dai solo quello superiore a 50 km di profondità, e poi la magnitudine, e poi ovviamente il luogo. Scriviamoci qua luogo, va, per farlo un pochino più semplice, dato che l'Istituto Nazionale di Geologia usa tutte diciamo, edizioni in inglese. Qui potrete trovare anche lat e long. L'importante è far capire a QGIS qual è l'una e qual è l'altra. Adesso lo faremo. Quindi noi andiamo nel para di strumenti file, andiamo in questo menu qua, ma questo può essere fatto in Excel nella stessa maniera, e facciamo salva con nome. Perché salva con nome? Perché noi non vogliamo che venga salvato come foglio di calcolo, noi ci scriviamo INGV, ma vogliamo che venga salvato come file separato da virgole. Quindi qui clicchiamo e cerchiamo il relativo formato. Qual è il relativo formato? Molto semplice, CSV. Diciamo che SV è separato da virgole. Almeno facciamo così, lo clicchiamo, lo mettiamo all'interno della scrivania, facciamo salva e vedete che lui ci dice, intanto va bene il set di caratteri, ma qui ci dice correttamente qual è il delimitatore dei campi, non è la virgola perché purtroppo la virgola è la delimitazione dei decimali, quindi il tabulatore, e poi il delimitatore della stringa di testo sono le virgolette, tutto il resto lo lasciamo fare, facciamo ok. A questo punto noi abbiamo nel nostro desktop salvato questo che è un file di testo particolare separato da virgole. Se noi lo vediamo con per esempio editor di testi, noi usiamo mousepad, ma il notepad di Windows è la stessa cosa. Vedete che cos'è? Noi abbiamo fatto delle tabulazioni fra i campi e in questo caso questo mousepad individua in giallo i numeri e in grigetto il testo. D'accordo? Adesso noi nel nostro QGIS dovremo aggiungere un terzo layer, ma da dove proviene? Da un'immagine raster? Da un file SHP? Da un servizio sul web? No, è un file di testo separato da virgole. Andiamo nel menu layer, andiamo all'aggiungi layer e quindi questa volta, differentemente dalle altre guide, vedete layer testo delimitato. Qui avrebbero potuto mettere separato da virgole CSV, così era più chiaro. Clicchiamo, lo dobbiamo individuare dentro il nostro computer, nome file. Clicchiamo questo tastino che sarebbe Browse e lo individuiamo immediatamente dentro la scrivania ingv.csv e facciamo apri. Adesso ci sono un po' di cose, non è così difficile perché bisogna leggere in italiano, ci sono delle cose da fare. La virgola è il separatore decimale, vedete che lui, dopo che io clicco qua, mi dà la possibilità di scegliere il primo campo, vediamo se la vedete che l'ha capito, se io non lo clicco lo capisce ugualmente, comunque la virgola è il separatore dei decimali. Poi noi gli diciamo in questa cosa che il primo record, vedete qui non ha capito field 1, 2, 3, il primo record è in realtà ai nomi dei campi, ed ecco che è andato latitudine, longitudine, profondità, magnitudine, eccetera. Poi possiamo dire anche identifica i campi, così se c'è la data capisce che data, se è me. E vedete che dopo che abbiamo popolato questa cosa qua, lui ha immediatamente compilato da solo la distanza angolare
per esempio longitudinali, cioè dal meridiano di Greenwich, che è il campo longitudine, e la distanza angolare dall'equatore, che è il campo latitudine. Questo bisogna beccarlo, se no i puntolini dei terremoti vengono georeferenziati male. Il sistema di riferimento della geometria viene preso in base a quella del progetto. E vedete che qui abbiamo tutto perfetto, perché abbiamo detto che la virgola è il separatore dei decimali e non è affatto il separatore dei campi, quindi lui ha capito che il tab è il separatore dei campi. Possiamo fare aggiungi. Ed ecco, gli diamo un po' di tempo, facciamo chiudi, ed ecco così che vedete che è perfettamente georeferenziato, noi lo possiamo verificare. Questo è un nuovo layer, adesso è effettivamente vettoriale, cioè può essere gestito come un vettore, e vediamo se è vero che è georeferenziato. Noi clicchiamo questo tastino, informazioni elementi, clicchiamo qui del terremoto in Albania e vedete che lui ci dice costa albanese settentrionale, no? Costa albanese ovest, quindi che cosa significa? Che noi abbiamo co costruito quel file proveniente dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia e abbiamo creato un nuovo layer che effettivamente è georeferenziato perché i puntolini corrispondono. Guardate come questi puntolini incredibili di questi terremoti qua, noi lo clicchiamo, questo è quello avvenuto a Torino, sono al di sopra del terzo grado Richter, guardate come si collocano qua e addirittura se noi vediamo. Facciamo. Guardate che l'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, quando lo filtri dicendo terremoti d'Italia, in realtà ti dà anche quelli del Nord Africa. Vedete questo? E guardate questo puntolino come si colloca proprio sulla linea. Perché? Perché lui ritiene queste entità, vedete, tutte collocate, collegate, ci dà anche quelle greche, quelle di Creta. Quindi ci dà anche dei terremoti che avvengono sul suolo africano o sul suolo, per esempio, albanese. E greco. Allora, questi puntolini non sono molto evocativi. Allora, noi facciamo in questo nuovo layer, tasto destro, facciamo proprietà e vediamo come renderli un pochino più evocativi. Noi andiamo nella scheda diagrammi e diciamo che il diagramma deve essere a torta, significa che deve essere una specie, di pallino. E poi diciamo, vediamo tutti gli attributi. Allora, gli attributi noi dobbiamo scegliere magnitudine, noi vogliamo che il pallino sia più grande se la magnitudine è più grande e se è più piccolo se la magnitudine è più piccola. Doppio clicchiamolo, abbiamo messo la magnitudine, visualizziamolo. Allora adesso facciamo così, il posizionamento deve essere over point, cioè proprio dentro il puntolino. Facciamo la dimensione. La dimensione deve essere scalata secondo l'attributo magnitudine. Quindi noi glielo segnaliamo, vediamo che la finestra un pochino non è dimensionata correttamente, facciamo l'attributo magnitudine, glielo segnaliamo, diciamogli di trovare il valore massimo, vediamo che cosa succede e facciamo applica, un po' vediamo che cosa succede, questi puntoloni sono un pochino troppo grandi, quindi la scala è troppo grande a 50, facciamo 10 e rifacciamo applica e vediamo che vedete i puntolini sono venuti di dimensioni diverse a seconda della magnitudine, poi lo controlliamo. Noi vogliamo vedere anche il posizionamento, l'abbiamo fatto, ma se noi riusciamo a vedere un pochino le etichette, vediamo che cosa ci fa. Mostra le etichette singole, vediamo c'è l'ombra, c'è tutto, vediamo se ce le fa, non siamo sicuri perché certe volte ci sono dei cosi. Vedete che non le vediamo, ci sarà un motivo, etichetta con, ah ecco, gli dobbiamo dire magnitudine un'altra volta, ovviamente qual è il campo da cui prelevare le etichette, pensavamo l'avesse capito da solo, e vedete che in certi casi vediamo queste le etichette, in certi altri vedete che sono coperti dai pallini. Allora andiamo a verificare sempre con questo tasto qui che indica le informazioni. Questo pallino è un pochino più grande, verifichiamo. A tutti gli effetti è vero perché la magnitudine è 5,1, 5,1. Noi abbiamo collegato la dimensione di questa entità alla dimensione della magnitudine. Clicchiamo questo, vedete appunto è 3. Quindi effettivamente noi siamo riusciti a georeferenziare i puntolini provenienti da un file separato da virgole e mettere una dimensione che è collegata all'attributo magnitudine. E abbiamo visto che praticamente il web services delle zolle tettoniche che abbiamo preso da internet trova una certa corrispondenza su come si collocano i terremoti nel suolo italiano. Bene, il video è finito qui. Grazie a tutti per averlo visto fino alla fine. Spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.